Professoressa Baillini, qual è il ruolo della lingua spagnola oggi in Europa e nel mondo? Lo spagnolo oggi sta vivendo, diciamo, un nuovo secolo d'oro. È una lingua sicuramente in grandissima espansione, è una lingua in crescita, più che in Europa, forse in America, per questioni di politica linguistica. Con l'istituzione dell'Istituto Cervantes nel 91 c'è stata una grande politica di diffusione dello spagnolo come lingua straniera in tutto il mondo. E poi è una lingua in grande diffusione, soprattutto in America, perché è uno spazio di crescita non solo per i flussi migratori evidenti dal sud e centro America verso gli Stati Uniti, ma soprattutto come lingua dell'identità. Le popolazioni ispanofone chiedono sempre più, anche in paesi non tradizionalmente ispanofoni, il riconoscimento della loro lingua identitaria, che per esempio in paesi come Porto Rico è stata recentemente riconosciuta di nuovo come lingua ufficiale, o per esempio negli Stati Uniti è una lingua parlata da 52 milioni di persone, quindi in grandissima espansione, e l'Accademia Nordamericana della Lingua collabora fattivamente con tutte le altre accademie della lingua spagnola. E quindi diciamo che lo spagnolo è una lingua di grande comunicazione internazionale. Nel Sud America sta raggiungendo un livello di convivenza molto più equilibrato rispetto al passato con le lingue autoctone indigene, e questo è dimostrato anche da una serie di politiche educative messe in atto da alcuni paesi ispanoamericani, e quindi diciamo che è una lingua che ha un futuro ancora tutto da decidere davanti.